Maria è stata concepita come tutti gli altri, cioè dall'unione fra un uomo e una donna. La sua carne, dunque, è stata infettata. Come tutti gli uomini, il corpo macchia l'anima. Così il corpo macchiò l'anima di Maria. Anche l'infezione rimane nel corpo del fanciullo dopo il battesimo. Ma il peccato è cancellato dalla grazia. Ditemi, può forse sfuggire a Dio l'istante della generazione? Può sfuggire a Lui un solo istante di tempo? Lui che è dominatore dell'eternità. Sarà più potente la natura viziata ad infettare che la grazia a santificare. Dunque, nel primo istante del concepimento, infuse la grazia nell'animo di Maria. Potuit, dequit, ergo fecit. Se Adamo non avesse peccato, gli uomini sarebbero stati trasportati direttamente da uno stato di grazia ad uno stato di gloria dopo un determinato periodo di tempo. La Vergine non contrasse il peccato di Adamo. E quindi spettano a lei quei privilegi, fra cui principalissimo l'immunità dalla corruzione e l'assunzione in cielo di corpo e anima. Ma la Vergine è morta. È morta. Attento, ammesso, dobbiamo dire che è morta, non in conseguenza del peccato originale che non aveva contratto, ma per imitare perfettamente Gesù. Quindi si può morire d'amore. Il Cantico dei Cantici ci dice: o figli di Gerusalemme, vi prego, se trovate il mio diletto, ditegli che d'amore languisco. Sostenetemi con fiori, confortatemi con pomi, perché d'amore languisco. Prima che il giorno muoia e le ombre si dileguino, ritorna, o mio diletto. L'amore è forte come la morte. Victor Scotus.